Eccola, ciao Antonella. Come chic. Eccomi qua, amatissime girls. Sono molto chic, lo so, ma il luogo è incantevole. Sono nel giardino di Rocca Farnese. Gentlemen, hello, how are you? Questo è tutto il mio bellissimo pubblico. Sono esattamente... Ah, buongiorno studio, buongiorno ospiti, buongiorno pubblico. Grazie. Sono nella magica Capodimonte. Alla mia sinistra un albero giapponese secolare. Alla mia destra un bellissimo cagnone. Ma ciao ciccione! E là il magico lago di Bolsena, la gemma di Capodimonte. Ed ecco qua il nostro simpaticissimo responsabile del turismo, Angelo Scipioni. Regalaci una perla. Ok, siamo nella zona meridionale del lago di Bolsena, quella meno conosciuta e anche quella meglio conservata, proprio per il fatto che siamo rimasti fuori dal turismo di massa, e in pochi chilometri qui c'è una concentrazione di bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche eccezionali. Ragazze, sono diventata anch'io una bellezza naturale del luogo. Nella prossima brochure ci mettiamo anche te. Lo so, girls, e mi mettono nella brochure. Sono molto orgogliosa. Senti, ma ti sei messa una scodella in testa? Ti sei tagliati i capelli, ti sei messa una scodella in testa? Ragazze... No, non ho la scodella in testa, avevo il ciuffo bruciato, me lo sono tagliata in bagno una sera, brava, così i miei capelli non sono più bruciati. Si vede Antonella. Come il cellulare, Laura, direttamente dal lago di Bolsena, abbiamo un pesce, no, un uomo che non è che vive nel lago, ma vive qui nei paraggi, il mitico Tonino, il draghetto. Buongiorno Laura, buongiorno. Laura. No, vabbè, scusate ragazze, lì ci abbiamo Elio. È un'amica sua, Laura. Questa Laura. Oddio, lontano il microfono che satura tutto. Allora ragazze, Tonino il draghetto è un pescivendolo, è un pescatore e ci dedicherà... Ah, il regalo ci ha portato, cavolo! Questo ve lo porto in studio fra un paio di... Capitano! Canta una canzone sul pesce! Antonella, ti prego, facci vedere il filmato. Interrompiamo questa scena con tutto il pesce fresco che c'ho e che ce l'ho io solo. Pannocchi in movimento. No, ma non ne posso più. Mandiamo il filmato del territorio, vi prego. Ma dov'è? Dov'è? Siete mai stati in questo bellissimo Capodimonte? No? E nemmeno io, però sono entusiasta all'idea di condividere con voi le bellezze di questo pittoresco comune sul lago di Bolsena. E nel frattempo mi alleno, girls! Non crediate di diventare più palestrate di me! Io sono the Queen of Fitness! Ma dov'è? Dov'è? Gli stretti vicoli si intrecciano tra cortili, piazzette, gradinate e giardini, conducendoci alla suggestiva piazza centrale. Qui possiamo ammirare la chiesa di Santa Maria Assunta, con la sua eleganza e semplicità, e la maestosa Rocca Farnese, che domina il paesaggio con la sua austera grandiosità. Bolsena è bellissimo! I never meant to hurt you.
Antonella! 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 Caspita! Ma questa è l'isola bizantina! Che poesia! La chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo! Punta della Zingara o Punta del Leone con l'imponente statua di un leone. Presa! Cara Antonella, ti sei portata via un'altra volta le chiavi di casa. Che pizza però, tuo Pietro. È successo qualcosa? Dobbiamo rientrare. Capitano, allontaniamoci il più possibile. Continuiamo la visita al lago. Antonella, ma che fine fa? Ecco Pietro! Ciao, ciao Pietro. Pietro! Buongiorno, buona domenica a tutti e viva le donne! Io le amo tutte, bravo, ma una in particolare. Bravo. Meno male che mi ha lasciato le chiavi della macchina. Ma che noia con ste chiavi, non essere petulante. Ci sono altre cose al mondo che le chiavi. Io adesso però vi vorrei far vedere. Scusate, una roba che stiamo per fare. Paola, Simona, con il vostro permesso. Sì. E con la grande attrice Antonella Elia vorrei ricreare la scena cult di Ghost, dove bello, io andrò, aiuto, andrò a rivestire i panni, con grande modestia, di Patrick Swayze. Dall'isola delle rose. È vero. Ma cosa avete combinato? Guarda che roba! Senti, ma mentre amoreggiate, possiamo vedere un altro filmato? Dai, sì! Certo! Lanciamo bene, ma direi che è il filmato! Ma che orrore! Mi fermerei qui, vediamo un altro filmato. Grazie. Ma 1600, Capodimonte. Sotto il dominio della dinastia Farnese, una storia d'amore romantica e inclusiva fiorisce nella tranquillità del castello conosciuto come La Rocca. Questa storia è così straordinaria che ha ispirato una fiaba famosa che tra poco scopriremo da un folto dettaglio. Lui è Pedro González, non Pietro, ma Pedro. Lei è sua moglie, Catherine Raffaelin, di 20 anni più giovane. E questa è la storia che ha ispirato la fiaba della Bella e la Bestia. Ma come è nata questa storia d'amore? Inizialmente la particolarità fisica di Pedro, che lo faceva apparire un po' bestia, ha causato alcune difficoltà alla coppia. Tuttavia, Catherine ha imparato che la bellezza non è tutto. E grazie alla sua leggera presbiotria e all'indole delicata e sensibile di Pedro, si è innamorata giorno dopo giorno di lui. Wrong,
Il loro fu un amore grande e autentico e vissero felici per il resto dei loro giorni, affrontando insieme le sfide della vita e imparando a conoscersi nei momenti belli e in quelli difficili. Vabbè, mai più senza, ragazze! No, veramente, bravi, bravi! Devo dire, un pezzo di televisione altissimo! Lo so. Paola, Simona, questo l'abbiamo realizzato con l'aiuto di Roberto, che è un maestro artigiano di manufatti etruschi. Guardate che meraviglia e che opere d'arte che fa. Ma infatti è molto diverso dal vostro. Pochino. Allora, descrivici un attimo due o tre vasi. Questo è una cosa trilobato. Trilobato. La broca per il vino. E questo è un'anfora. Un'anfora di buco e questa è la sidola. Va bene. Girls mie, qui mi sa che dobbiamo salutarci. Però sono veramente molto belli questi vasi. Grazie di aver raccontato. Identici agli originali. Questo è per voi. No, potete anche tenerlo. Ciao Antonella, ciao Pietro. Ma come, a casa tua? Grazie. Lo segniamo noi.